ragazza, di nulla vado, saluto sta piazza, poi saluto la vostra bellezza, poi saluto la vostra bellezza. Un altro stanno preparando, adesso chiediamo cosa stanno preparando. Buonasera ragazzi! Buonasera ragazzi! Cosa stiamo preparando? Pizzole, polpette, panini alici, portaforte, pezzetti. Là vedo scritto panino con la salsa. Come si fa questo panino con la salsa? No, cioè è alice veramente, lì hanno sbagliato. Mettiamo, parliamo con il portaforte. Di cotta scante? A posto. Bene, bene, bene. 3? 3 alici. Bene, 3 alici. Peperoncino piccante, così. Ecco. È fatto. E perché fuori mi resisto con la sarda? Ho sbagliato. Dovete correggere con l'alice. Con alici. Buonasera, buonasera. Qui abbiamo degli avvoltoi qua. Prego. Allora, no, grazie. Come sono, signorina, le pizze? Molto buone. Come sono le pizze? Le migliori. Buone. Ma sua madre deve fare le pizze a casa? Certo, tutto fa la mamma. Sono migliori o peggiori di me? Sono più buone. E allora non sono buone per me? Sono buone, quelle della mamma sono ottime però. Tua madre fa le polpette? Mia nonna le fa. Le polpette? Le fa meglio di queste? Sono meglio, sì. E soi? E soi. E dici soi? Ma nonna è nonna però. E vabbè. Voi cosa dite delle pittole qua? Viste, tu è meglio. Sua madre le fa le pittole? No. Sua madre le fa le pittole? No. Signorina, scusi. Signorina o signora? Sua madre le fa le pittole? No, non è capace. Dovreste vergognarvi di non sapere fare le pittole. È la cosa tradizionale di Natale. Tanto di cappello a tutti, eh? Buonasera, scusate. Cosa c'ha lei da ridere? Non ti trovo. Cosa c'ha da ridere? È andato via. Perché? Oh, lei, diciamo. No. No, non uscirà. Io ti dovevo. Di maglia. No. Attento. No, mi dispiace, ma... Il comitato mi ha detto non intervistare persone di maglia. Magliesi. Ah. Il motivo lo sa perché? 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 Voi sapete. Quando andate fuori cosa fate? Mannaggia di Magliesi, Magliesi o fiacchi? Sì? No? E che dice signora? Fiacchissimi. Buona serata, ciao ciao. Lacci? I lacci sono buoni. Lacci? Buoni. Sicuro? Sicurissimo. Vengono fatti qua vicino. Nelle campagne vicino qua. A Muro Recise? A Muro no, a Scorrano. Senti qua, no, che li coltiva? Ascolta, lei mi deve dire la tradizione del porco mio di Muro. Beh, mo sai molte cose. Io vado, tu sei più fondato della mia. Antonio, bene. Visto della storia proprio di quando è nato il porco Muro. Parli della storia, di Muro. Voglio sapere la storia di porco, del porco mio, com'è nato? Questa storia del porco mio. Com'è nato il porco mio? Era il 1984. No, allora devi stare molto avanti. 84 c'ero io. La storia del porco mio era prima. Com'è nata questa festa? Eravamo un gruppo di amici. Avete fatto la festa, è vero. Però, per dare la cosa di un... Di una cosa, c'è stessa qualche tradizione. Siccome a Muro ci chiamano i porci, abbiamo avuto l'idea di fare la festa del porco mio. Basta? Quello è. Poi eravamo un gruppo di amici e l'abbiamo iniziato a fare, era il 1984.
lo so che c'era pure lei insieme a Carlo e il regista. Tu eri bambino? No, io ero appena sposato, 30 anni avevo. Io mi sono sposato nel 1984, quindi sono 35 anni che facciamo questa nuova festa. Detto poi di quella storia della tradizione del porco, la tradizione mio. No, della manifestazione. No, del porco mio quella, perché non ci chiamano porci, il muro. Allora io voglio dire una cosa, la tradizione sì. Che c'era un maiale nel paese qua, tanti, sì, sì. Allora, c'era un maiale nel paese, allora lo uccisero, no, e lo portarono al forno. No, questo qua sì, l'hanno già detto. No, questo era, allora, portarono al forno, mentre... E si cucinava il maiale, no, hanno risposto, no, rideva il maiale. Allora ascolta, sì. Questo maiale girava tutte le case delle persone, sì. E ognuno gli dava una cosa, alla fine quando si vedevano lo uccisero e tutti prendevano, questa è la lezione del porco mio. Prima, poi dopo, poi dopo qualche anno è stato cambiato. Le ucciso hanno il maiale, la hanno ucciso il maiale, l'hanno messo nel forno, lo e so, cominciavano a cucinarsi e rideva. No, 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 la tradizione proprio è questa. Sì, questa è. Comunque, spargi la voce. Certo. Tanto di cappello. Grazie. Signori, anche a voi. Dammi la mia, promesso, non mi fare morire disperato. Prego, 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 grazie, prego, grazie. Prego. Buonasera a tutti gli arrostinoli qua. Allora ragazzi, come andiamo? Cavolo del sacicciotto qua. Allora, prego. All'altro qua. Ognuno scarica barili qua. Allora. Chi è? Eccolo qua. Prego. No, no. Lui, venga qua. Da quanti anni che partecipa al porco mio? Io sono 4 anni con questo. 4 anni? Come? Gli altri anni. Allora, lei è quello che fa debito qui nella società. Ecco, sì. Hai indovinato. Okay. Questo l'abbiamo preso tramite socialmente in lì. Ah, ecco. Lei deve dire qualcosa? 35 anni. 35 anni. Vieni qua. Questo è il mio maestro, eh. Adesso ti devo rimproverare di una cosa. Sì, è vero. Quando è venuto Rete 4 a Muro, si ricorda? Sì. Qua c'era voi, un vengaccio. Voi avete presentato Porco Meo là. A sulla via di sonno. Però non avete fatto il nome del presidente Mangiam, perché era un. Lui si meritava un saluto sul rete nazionale, o no? Era giusto. Vabbè. Senti, lei mi deve dire, sa la tradizione del Porco Meo? Qualche? La tradizione, perché dicono Porco Meo? Ah, il Porco Meo, perché siamo... noi siamo di Muro Leccese, ne chiamano le pocce. Una sera abbiamo deciso con un gruppo di amici di prendere un maiale e mangiarcelo noi. E l'abbiamo messo esposto. Prendi qua, prendi là, prendi là, hanno cominciato a mangiare tutti. E il secondo anno abbiamo anche iniziato. Siamo passati. Sì, siamo fuori tempo. Io voglio dire la tradizione che a Muro dicono i porci. Perché? Non lo so, perché sai perché? Qui c'è un altro forno. Allora non torna, ma hanno già detto che cominciare a ridire, non è così. Io so che c'era un maiale che girava il paese e ogni casa gli davano da mangiare. Beh, quando so. Si fece grande l'ammazzavano e ognuno gli no, questo non lo sa. E allora documento di bene ragazzo mio, perché se fai questa manifestazione. Ragazzo, noi eravamo 20 anni che tutti è, un ragazzo. 20 anni? Sei sicuramente dei miei? Sicuro. Quanti anni devi? Sei una carrozziera, sei una carrozziera. Sì, ma quanti anni mi dai? 70, io ne degno. Allora mi si fa chiedere un'ora con me lì. Bravo. Dì, è vero? No, ti scherzi allora. E tu ti metti che io dormo? Dai, cancelli, dai, dai, cancelli qua. Io dico che ne le fette di costa d'acqua, come siamo? Sì. Beh, cancella, allora, basta la tradizione è questa qua, tuo porco mio, che non lo sapevo ci vedere. Non lo sapevo. Ma mai io passo, perciò le chiamano. Perciò? Perciò?
uno non c'è ne... Guadaro, non c'è Guadaro, mi sono scorto con uno dei passi, e i passi, hai visto? E poi mi sono scorto con uno dei passi. Sì, ecco, no? Con tanti questi amici, immortali tutti. Quello è 150 anni, vieni, vieni con noi. Sì, sì. Allora, senti, uno 35 anni. 35 anni. 35 anni sta a mangiare, lui, 35 anni. Allora, i miei ti ricordi? Sì. Di intervistarvi nei porci là che stavate cucinando, la sera, ti ricordi? È vero. 35 anni sono passati. Ti mantieni in salute, eh? Ero morto di fame allora, ora sono peggio di prima. Ragazzi! A te le vai che stiamo qua io. Su YouTube la mettiamo, su YouTube, su YouTube. Dai, tu e mo vogliamo pulire il telefonino. Ormai la telecamera. Senti, mi sta conto. La telecamera è superata, con i telefonini adesso più. Non c'è stimolo neanche fare le cose. Così. Però, detto! Aspettano qui. Ah, sangue. Aspetta l'occhio da lì. Vabbè, allora. E lui dai, mi ha fatto piacere. Io ho 17 anni che non veniva qua, 18, quando c'era il presidente Mazzulli, l'ultima apparizione sua sul palco, buon presidente. Signori, buon lavoro. Arrivederci. Il presidente Miggiano. Miggiano. Sì, Miggiano era. Dimmi. Avventori, venite qua, signorina, prima fate le spiritose e poi dopo. No. Forza. Prego. No, vedi dov'è? 100% porci. Così parla. Ragazzi, di inverno. C'è Omega. Inverno, la mano. Allora, senti, signorina, venga. Ma se domando si scusa. Le fiacche, vero? Signorina, lei è così. Venga più vicino. Giussi! I novelli! Se la riga! Allora, cosa sta facendo lì? Con tante salsicce che sono buone per fare a casa, venga qua a mangiare queste schifezze. Sono buone, assicurate, 100%. Sono buonissime. Allora non le avete mangiate? Tutta cucina comunque da ripostare. Io ho controllato in cucina. Sì, perciò vi sto dicendo. Perciò vi sto dicendo quasi. Se potete farne almeno, tagliate la corda.